Abbiamo già votato una mozione di rifondazione con centinaia di firme allegate che chiedeva praticamente la stessa cosa. Diceva: si chiede di ripristinare integralmente il servizio anagrafe in via Bodisasca, considerando che questo rimarrebbe punto di riferimento per ben 4 quartieri periferici e popolosi nel nord Milano, Bolzano, Comasina, Bodisasca, Afori, agendo attraverso una migliore allocazione delle risorse umane in servizio presso l'amministrazione comunale, ovvero senza oneri ulteriori per l'amministrazione stessa. Ora, quello che chiedo io è se a fronte di questa delibera, mozione, abbiamo avuto qualche risposta, perché altrimenti ogni anno facciamo una richiesta che viene puntualmente ignorata e continuiamo a parlare con dei sordi, con persone che non ci vogliono ascoltare. Quindi io chiederei alla proponente o eventualmente al consigliere Tucci, che aveva firmata, se ci sono informazioni al riguardo, se erano arrivate informazioni al riguardo. Grazie. Consigliere Presidente Leone. Sì, grazie. Questa è una delle tante situazioni in cui con le costruzioni di zona si è messa in difficoltà l'amministrazione centrale. Allora, io quando ho partecipato all'ultimo comitato dei cittadini di Bodisasca, una delle la richiesta più pressante e più forte che era stata fatta a me in quanto rappresentavo l'istituzione era proprio quella di mantenere aperto il presidio appunto dell'anagrafe Bodisasca. Questo perché innanzitutto era un punto frequentatissimo dai cittadini e poi anche perché giustamente il comune deve dare servizi ai cittadini, non deve ogni qualvolta vi è una piccola difficoltà anche magari economica cancellare i servizi, perché altrimenti faremo sparire tutto quanto. Allora io sottoscrivo pienamente, quindi in qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali, questa mozione e ribadisco che questo dovrebbe essere uno dei punti che il Consiglio di Zona 9, così come abbiamo fatto per altre iniziative, per altre problematiche, deve essere una battaglia che non dobbiamo perdere assolutamente. Cioè noi dobbiamo mettere in condizione l'amministrazione centrale di ascoltarci e di capire che quello che noi chiediamo non è nient'altro che una necessità imprevedibile dei cittadini non più fortunati, ma dei cittadini più bisognosi, che non possono per tanti motivi recarsi con i mezzi propri in altri punti, ma hanno gli stessi diritti e quindi devono essere considerati allo stesso modo di tutti gli altri. Quindi io ringrazio il proponente, sono concordo pienamente con quanto è scritto e combatterò affinché questo punto, questo presidio, questa anagrafe rimanga aperta e verga aperta, quindi dobbiamo impegnarci tutti a fare una battaglia veramente forte su questa posizione. Grazie, grazie. Vorrei anche ringraziare il presidente Sini per aver presentato questa mozione. Il contenuto è assolutamente condivisibile, perché venire a mancare di un servizio così importante per tutti i quartieri che andava a servire è una grave perdita per la zona. Però forse un po' troppo tardi, ed anche qua sempre inutile, perché in realtà il servizio anagrafe ormai non è solo chiuso dal 1 luglio al 30 agosto, ma con le grossissime limitazioni che ha avuto in termini di orari, di giorni, di fruitori, è materialmente già chiuso da tanto tempo. È arrivato il 25 di luglio, con tutto il rispetto, con una mozione, non stiamo una grandissima battaglia. Magari faccio carico anche nel senso, magari avremmo già dovuto questa battaglia per un eroe cominciarla un po' prima, non arrivare quando il servizio ormai è già smantellato e chiuso. Questo consiglio forse era già deciso che andava bene in Valdinucci, che è una zona più bella, più elegante, migliore, può servire comunque tutti, anche se non ha mezzi pubblici diretti che possono servire, non ha una debilità adeguata, dei parcheggi adeguati per poterlo servire,
è stata fatta una scelta che andava comunque a privilegiare una sede a scapito di un'altra. Si è deciso di far tornare investire risorse senza che però si garantisse che quello esistente fosse tutelato e fosse mantenuto. Abbiamo già, come dicevi te, presentato mozioni in passato e hanno lasciato il tempo che trovano, perché invece che essere ascoltate la situazione va sempre a peggiorare. Mi spiace che non ci siano anche informazioni chiare, perché se addirittura noi ci troviamo a chiedere informazioni, ma per caso volete chiuderla, forse sì, forse no. Cioè non abbiamo neanche questo rapporto con l'amministrazione comunale per arrivare ad oggi a sapere neanche se vuole tenerla aperta o vuole tenerla chiusa del tutto, anche se ripeto, per me è già chiusa, perché per come era fruibile negli ultimi mesi era come altrettanto vale per la chiusa. Voteremo comunque, già faccio anche un porto avanti dichiarazione di voto, favorevolmente a questa mozione, sperando che possa riaprire una breccia per l'amministrazione comunale che non tiene in considerazione il centramento, non tiene in considerazione, si veda che questi piccoli comportamenti, capisco la ristrettezza di risorse e le periferie, perché vengono sempre e comunque penalizzate da tante scelte, non ci sono risorse, magari ridistribuiamo le meglio, utilizziamo le meglio e andiamo a garantire quei servizi che comunque sono sempre stati molto utilizzati, perché poi se ci ricordiamo l'anagrafe di Diego Bisasta, non era un'anagrafe sottoutilizzata, era un'anagrafe che aveva anzi quasi forse problemi di ordine pubblico per l'eccessivo afflusso. Quindi se è perché è troppo utilizzata una struttura, noi andiamo a chiuderla, la cosa mi preoccupa, cioè andiamo a chiudere addirittura non i servizi inutili, ma i servizi solo utilizzati. Cioè se noi chiudiamo quello, allora cosa facciamo? Abbiamo tutti qui, addirittura si dice già che nella mozione che viene andare con la metropolitana in via larga, chiudiamo anche l'anagrafe, perché lasciarla aperta? Qual è l'utilità di via Baldinucci? Chiudiamo anche quella? Perciò io la ringrazio comunque per averla presentata, però mi inviterei a fare da oggi in poi una battaglia vera e più prestante nei confronti dell'amministrazione per far sì che questa risorsa importante per le zone venga mantenuta, ripristinata e addirittura ampliata nei suoi servizi rispetto a quella che era in passato e la sua fruibilità, perché comunque non nascondiamoci, nascondeva delle grandi problematiche, nonostante noi ce la siamo spesa per tanti anni con il Fiore Rocchiello come un grande privilegio ottenuto in seguito alla verificazione del mini centro commerciale del mini center. Sempre per tanti anni come siamo felici e contenti di aver avuto quello spazio e poi ce lo facciamo portare via così senza neanche fare più di tanto. Grazie. Presidente Tucci. Allora è evidente che risposte in merito non ne sono arrivate, perché sennò il capogruppo Livio e noi avremmo avuto copia già in precedenza. Però devo dire che in effetti questo problema delle anagrafi che chiudono, anche se solo temporaneamente in questo periodo, è un dramma. Settimana scorsa, il 15 di luglio, io dovevo presentare dei documenti e avevo bisogno di recarmi all'anagrafe e sono andato a quella di via Passerini. Stessa sorte di quella che c'è in via Bolesasco, chiuso. Poi sono andato in posta e c'erano delle persone che chiedevano dov'è l'ufficio postale, dov'è l'ufficio dell'anagrafe aperto, perché non sapevano più dove recarsi. Bolesasco sapeva che era chiuso, Passerini, ho detto io che mi evitate di andare perché è chiuso, è evidente che l'unico che forse resta aperto è l'anagrafe che c'è in Piazzale d'Agosto, no? Il largo dei Benedetti, è chiusa anche quella, bene. Allora noi possiamo dire che la zona 9 si è una persona, ma è un dramma, perché allora, io anni fa sono andato in Bovisasca per la prima volta ed è stata un'impresa scoprire dov'è l'anagrafe di via Bovisasca. Figuriamoci
no? Che questa logica, questa politica di chiudere le anagrafi lasciando una aperta per ogni zona è una cosa che va avanti da qualche anno. Allora, noi, io sono uno che critica che questa amministrazione non vada a spesa, però almeno su questo siamo dovremmo essere abbastanza coerenti col sostenere, e questo lo dico soprattutto ai consiglieri che hanno rivolto qualche affermazione a questa amministrazione di come rispondere, come risparmiare sulle risorse in modo tale da restare aperti. Vorrei ricordare che parte già dalla gestione dell'amministrazione comunale del centro-destra. Cioè non facciamo finta, qui sì che non vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che tutto il danno parte dal 2011 quando c'è la nuova giunta a Milano. Milano è governata dal centro-destra, è stata governata dal centro-destra per molti anni, e le anagrafe in zona 9, come in tutta la città, non si sono chiuse solo nel 2011 quando è cambiata l'amministrazione comunale. Allora siamo tratti, sì, vento è cambiato, però i buchi che questa amministrazione ha trovato grazie all'amministrazione Moratti e a quelle precedenti sono talmente enormi che si fa fatica a far cambiare il vento a 360 gradi, e quindi bisogna mettere la coperta sul letto nella maniera giusta per non far prendere freddo a nessuno. E allora, per favore, le elezioni non venite più a fare. Allora, che questo sia un problema è vero, io credo che vada affrontato, e credo che si debba affrontare con una reazione che non può essere solo della zona 9. Io non so se anche nelle altre zone, nelle altre 8 zone, sta venendo avanti una contestazione di questo tipo, perché se ci sono solo 9 anagrafe aperte vuol dire che non può essere solo una questione di carenza di personale, perché io posso tenerne aperte 3 e chiuderne una in modo tale da far girare il personale nelle altre anagrafe, ma qui è un problema forse diverso. E allora ci vuole che, e forse bisognerebbe mettersi d'accordo con gli altri 8 consigli di zona, di avanzare una protesta unitaria di tutti e 9 i consigli di zona affinché questa amministrazione prenda in esame altre soluzioni anziché lasciarne aperta una sola. Poi si può ragionare quali tenere aperte e in che maniera tenerle aperte. Io sarei per tenerle aperte tutte, perché le persone anziane a Milano aumentano di anno in anno che non si possono muovere per mille motivi, e quindi credo che sia opportuno attivarsi per trovare soluzioni idonee e forti anche rispetto a questa amministrazione. Grazie. Capogruppo Milone. Sì, grazie. Chiedo solo alcune delle cose. Uno, c'è il fatto che è vero che c'è la chiusura delle anagrafi in tutte le zone, però una è garantita per ogni zona, abbiamo visto adesso, abbiamo verificato, e in zona 9 è in Barbucci. A me è capitato di andare varie volte all'anagrafe anche d'estate, e dove c'è il servizio, sotto c'è scritto anche dove si può recare per fare i documenti che servono, quindi non è manca totalmente l'informazione. All'interno dell'ufficio anagrafe, e comunque c'è la possibilità, magari per diversi anni, per chiunque, di avere i documenti direttamente a casa, fare la richiesta di ricevere l'ufficio a casa, un servizio che è gratuito e che è a disposizione soprattutto delle persone anziane che non si possono muovere. Forse il problema va affrontato a livello generale, va verificato se è possibile mantenere servizio, cioè una gestione diversa delle fere, mantenere servizi aperti in tutta la città, comunque anche d'estate, cosa che io mi auguro che si possa organizzare. In ogni caso, a me è capitato anche di andare in agosto in via Larga, non ci sono delle code sconfusitate in agosto in via Larga, quindi ci si può recare comodamente anche in centro e fare i vari documenti, come si diceva nella mozione, è più comodo raggiungere via Larga di
di altre sedi. Chiudiamole allora. No, dico che chiudiamole tutte. Io dico che se è possibile tenere aperto, di valutare rispetto alla domanda del servizio se questo, diciamo, il, se, se sia il caso di mantenere aperte tutte le navi durante tutto l'anno, garantire il servizio aperto tutto l'anno con una gestione diversa delle ferie del personale. Per quanto riguarda nello specifico la questione di via, c'è presentato una mozione, però per quanto riguarda la data in questione, io credo che se il quartiere è privo dei servizi, si tratta forse di chiedere che quello spazio che in parte viene utilizzato nella silenzio della NACS sia integrato con la fornitura di altri servizi per il quartiere, perché io credo che un quartiere di quel tipo non abbia bisogno solo della NACS, un ufficio che si frequenta non con assiduità, ma forse di servizi rivolti ai cittadini che hanno dei disagi di tipo diverso. Quindi io credo e chiedo che forse nella mozione sarebbe il caso di chiedere che servizio della NACAP venga integrato con altri servizi pubblici per la cittadinanza e quel quartiere che è privo di servizio. Capogruppo, grazie. Capogruppo Meloni, capogruppo Vigano. Sì, faccio un intervento a nome del mio gruppo che è anche una dichiarazione di voto contemporaneamente. Allora, comunque, noi siamo d'accordo, cioè in parte, quasi per tutto, diciamo, con quello che ha ricordato adesso la capogruppo Meloni. Per quanto riguarda il passaggio che lei ha fatto sui servizi che per esempio per le persone anziane possono essere fatti direttamente a casa, è vero, cioè lamentiamoci piuttosto di una cosa, che come spesso accade anche in altre situazioni, ci sono dei servizi ai quali i cittadini, soprattutto i cittadini di una certa età, possono, di cui i cittadini di una certa età soprattutto possono usufruire, però riguardo a queste cose c'è purtroppo da parte dell'amministrazione comunale spesso una carenza di informazione. Per quanto riguarda il resto, noi eravamo stati un anno fa, un anno e mezzo fa, quando era andata in delibera una questione delle due anagrafi, Bovisasca e Bergamo, e Baldinucci, l'unico gruppo, credo, a sposare la tesi dell'amministrazione comunale che aveva intenzione di chiudere Baldinucci, di chiudere Bovisasca. Noi riteniamo che a un anno di distanza da quella scelta non ci siano motivazioni tali da farci cambiare opinione, per cui noi voteremo contro la mozione presentata da Sì. Grazie. Grazie per una riflessione su quello che è stato detto prima dal capogruppo. Allora, intanto faccio notare che io ho chiesto proprio per provare, per sperimentare il servizio del rinnovo della carta d'identità, l'ho fatto attraverso il numero di telefono del Comune di Milano. L'ho fatta a maggio la richiesta, non l'hanno a ottobre, no? Perché è elettronica. No, tanto per dire, dopodiché io non ho condiviso questo sistema per un semplice motivo, non per il tempo lungo di consegna. Perché questo vuol dire aumentare i disoccupati. Questo è il problema. Perché se ci adeguiamo a quel tipo di servizio, allora chiudiamo tutti quelli che stanno in periferia, poi vediamo dove mettiamo il personale a lavorare. No? Allora, no, me la fanno a danno, vado lì e la ritiro immediatamente. Quindi voglio dire, va bene proporre come riordinare, fare, disfare, però cioè, non è che dobbiamo dire va bene chiudere tutto e allora poi dopo lamentiamoci perché c'è la disoccupazione, perché non va bene. Comunque, detto questo, la mia era solo una breve riflessione prima di fare la dichiarazione di voto. Come Rifondazione Comunista voteremo a favore di questa mozione perché va nella direzione
comunque a nome di fondazione, non mi frega niente se sono da solo, va bene, grande consenso di fondazione. Perché va nell'indirizzo anche della mozione da noi presentata e approvata, quindi più rafforziamo questa critica rispetto al percorso che l'amministrazione vuole fare, però ribadisco dovremmo cercare anche con le altre zone di produrre un lavoro più cospicuo in modo tale che più la mente portano a risultati maggiori. Grazie. Presidente Simi. Sì, grazie. No, io volevo fare alcune precisazioni che mi sembrano doverose. Allora, innanzitutto perché la mozione oggi? Perché oggi? Perché settimana scorsa è stata fatta una delibera di giunta nella quale c'è la riorganizzazione del sistema anagrafico milanese, nella quale ci dovrebbe essere, non l'ho letta, ma ci dovrebbe essere anche la soppressione della Bovisastica. Allora, siccome io non ho la certezza che non ho letto la delibera, però so che la delibera è stata fatta, l'ho impostato in questo modo la mozione, evidentemente, non è che ho fatto la mozione al buio. Primo. Secondo, perché la mozione questa adesso e non dopo, o prima? Perché la mozione che abbiamo fatto l'anno scorso alla fine chiedeva una mediazione che c'è stata, nel senso che abbiamo detto non più che la Bovisastica teniamo aperta, va bene, piuttosto a tempo limitato, ma teniamo aperto il presidio. A questo punto, a un anno di distanza, le cose cambiano perché la Bovisastica viene chiusa in alternativa al nulla. E quindi, visto che anche il servizio era magari più scarso, non era ben diciamo così, ottimizzato per gli abitanti dei nostri quartieri, ma c'era per alcune categorie sociali. Adesso non verrà più riaperta probabilmente la Bovisastica il primo di settembre e quindi non c'è più neanche servizio a queste categorie protette. L'altra cosa che vorrei dire, dico una banalità, la zona 9 conta circa 170.000 abitanti, cioè quanto il comune di Brescia. Vi sfido a verificare quante anagrafi decentrate ci sono nel comune di Brescia. Siccome credo che il comune di Brescia non butti dei soldi, vorrei capire perché a Brescia si possono fare 5 anagrafi decentrate su una popolazione di 170.000 abitanti e in zona 9 no. No? Questo bisogna dimostrarlo ovviamente. Però io da cittadino, in questo caso, non da Presidente della Commissione del Territorio, mi chiedo come mai ci sono dei servizi così rari all'interno di una città grande come Milano e ci sono dei servizi invece molto meno rari in città di dimensione tale da essere paragonate alla nostra decentramento, che sono tra l'altro in favore di provincia. Per cui non credo che il costo dell'anagrafe a Brescia sia molto inferiore a quello di Milano, visto che siamo nello stesso emisfero boreale, quindi non credo che ci siano grandi differenze. E poi c'è un'altra questione, che è la questione del presidio. Io sono d'accordo con quello che dice anche la consigliera Meloni, ma proprio perché cominciamo dal presidio delle cose diciamo, indispensabili, poi dopo tendiamo anche a mettere anche se altri servizi, meno, diciamo, meno diretti con la nave, perché potrebbe essere anche un centro anziani, un centro giovani, quello che vogliamo, ma se mi tolgono già un servizio. Non so come dire, prima io combatto per tenere un servizio, casomai cerco di ampliare un servizio. Per cui la prima battaglia è quella di mantenere l'anagrafe, la seconda battaglia è quella di ottimizzare gli spazi pubblici e fare ulteriori servizi, non toglierne. Cioè quindi nella nostra battaglia, a mio parere, dobbiamo fare, soprattutto nelle periferie, è quella di aumentare i servizi. Adesso a settembre avremo, e la mozione dopo ne parlerà, anche i cittadini che arrivano al quartiere Comasina, che sono cittadini anche di fasce diciamo, non particolarmente ricche, e poi i quartieri di giustizia popolare che ci saranno a via Senigallia, e saranno altri cittadini che probabilmente dovranno fruire del servizio anagrafe e non potranno farlo perché non c'è il servizio anagrafe. Per cui siamo in una situazione di peggioramento della questione. Io chiedo semplicemente di fare questi ragionamenti. Noi la battaglia per la Bovisastica non la stiamo facendo per la Bovisastica, perché in realtà i cittadini della Bovisastica non hanno grossi problemi ad andare a Bergamo, a Bovisa, tra di noi. Il vero problema ce l'hanno gli abitanti di Afro, Bruzzano e Comasina, che a Bergamo non ci arrivano con i mezzi pubblici.
e nel testo, quando si dice il PD della linea 3 andare in via larga, se vogliamo è anche una provocazione, perché a quel punto se io ho un anagrafe decentrato che trova il punto certo della zona, che è il più scomodo di tutti per essere raggiunto, perché i mezzi pubblici sono scomodi, perché c'è solo di fatto 82 che è il tram numero 2, no? Che non vengono chiaramente dalla zona 9, ma vengono dal centro della città. C'è una scomodità spaventosa, cioè per assurdo sarebbe stato meglio tenere aperto largo, come si dice, dei Verdetti, che quantomeno è una posizione più eccentrica. Per cui io ritengo che la mozione sia tempestivamente stata presentata. È chiaro che possiamo avere delle condizioni differenti, però credo che sia essenziale che i servizi primari ai cittadini nei quartieri periferici debbano rimanere, costi quello che costi. Chiudiamo una casa in centro, ma non chiudiamo quello della periferia. Pure, grazie. Capogruppo Perro. Sì, grazie Presidente. Ma la risposta del Presidente Sini ci lascia ancora un po' più adibito, perché nel senso, allora è arrivata una nuova delibera di giunta, forse, che comunque se arriverà per l'ennesima volta non ha preso in considerazione il nostro consiglio di zona, è stato stabilito che un servizio che il Comune offre non è più utile, senza chiedere a noi se questo sia vero o meno, forse magari sarà stato sentito il capogruppo di Ganò e avrà dato conferma che il servizio, data la sua analisi dopo un anno, ha verificato l'inutilità di via Bovisasca e l'estrema utilità di via Valdinucci. La ringrazio se vorrà poi fornirmi i dati per i quali dice che un'anagrafe è inutile, mentre quell'altra risulta poi essere estremamente funzionale ai servizi della zona. Con quali criteri? Perché questa fantomatica di Valdigiù dovrebbe stabilire che via Valdinucci, via Passerini, via Tal della Quale va bene piuttosto che via Bovisasca? Perché abbiamo deciso di investire delle risorse per ristrutturare via Valdinucci, per fare felice il consigliere Viganò, che mi spiace, lo prendo sempre a citazione, non se la prenda, ma mi rende più facile spiegare quanto sia assurdo questo metodo di gestione della cosa pubblica, dei servizi e delle scelte che vengono fatte correlate a questo. Cioè non mi capaci perché non possiamo essere presi in considerazione in queste valutazioni per l'ennesima volta, perché noi ci troviamo a discutere su qualcosa che ci capita tra capo e collo all'improvviso, andando a danno della comunità, e l'amministrazione ancora oggi non si confronta con noi. Abbiamo sempre, ripeto, i sei forse no sono ancora più grossi rispetto a quelli che dicevo prima. Cioè arrivare oggi dice che il tempo è giusto. Se questa ipotetica delibera di giunta in realtà lei mi sta dire anche che c'è il tempo, è un po' il tempo che trova lei, nel senso non capisco neanche più che rapporti abbiate voi con i vostri referenti comuni. È assurdo che non si possono avere dei dati certi mai su cui poter discutere, non li abbiamo sui mercati, non li abbiamo su nulla, li abbiamo sempre per razzi di fede e per ipotesi. Se questa è la metodologia con cui si pensa di valutare e di valorizzare i consigli di zona, ben venga, grazie mille. Detto questo, nonostante ampia discussione all'interno del nostro gruppo, voteremo favorevolmente alla mozione. Grazie. Il gruppo di Ganò. Sì, per fatto personale, anche se sono stato citato molto garbatamente dal capogruppo Fermo. Niente, soltanto per una risposta, cioè potremmo stare qua a discutere per ore su questa questione. Noi abbiamo detto perché, cioè io voglio dire, tu sbagli nel momento secondo me in cui dici è comodo per i cittadini di Erno, è scomodo io per esempio, ma ascolta. Non voglio dire quello però. Però diventa complicato, cioè discutere. Perché quando per esempio Valdinucci era chiuso, i cittadini di Erno, dove ci sono gli stessi anziani che ci sono negli altri quartieri, si recavano anche magari
non essendo perfettamente contenti della situazione, all'anagrafe di Bovisasca. La soluzione ideale sarebbe quella, come ha detto il presidente Sighi, in una città come Milano, dove ci sono milioni di abitanti, ci fosse, ma questo non soltanto per l'anagrafe, ma per tutti i servizi fossero presenti in tutti i quartieri. Purtroppo questo non è fattibile, non è possibile. Riguardo alla questione della delibera di giunta, io non so perché l'ha citata il presidente Agostini, ha detto forse avrebbe fatto meglio a non tirare in ballo la questione della delibera di giunta, visto che non sappiamo ancora se ci sarà e cosa dirà. Dopodiché ribadisco il nostro voto contrario, grazie. Consigliere Lusdei. Grazie Presidente per dichiarazione di voto e anche per un commento sul discorso dei dati, cioè non è possibile prendere delle decisioni senza che un consiglio di zona abbia dati riguardo alla distanza dei cittadini rispetto a un servizio e al numero dei cittadini, quindi all'utilizzo di quei cittadini rispetto all'utilizzo, quindi potremmo continuare a parlare di questo all'infinito, ma quello che manca ancora oggi è che l'amministrazione non ci ha dato proprio questa serie di dati che ci sono in parte, in pochissima parte nel PGT, ma che dei quali noi dovremmo avere molte più informazioni. Nonostante questo noi voteremo a favore, grazie. Capogruppo Fede Pellone. Sì, noi voteremo a favore, sebbene consideriamo questa mozione lettera morta, perché tanto l'amministrazione comunale, vedo che del decentramento se ne disinteressa totalmente, dei pareri, poi tra l'altro facciamo una mozione, non facciamo una delibera, comunque dei pareri, delle mozioni, delle zone, il comune che ce ne frega altamente, quindi diciamo che con nostro dispiacere constatiamo che l'amministrazione comunale ha assolutamente interesse nel decentramento milanese. Voteremo comunque a favore perché riteniamo anche noi che effettivamente essere nell'indeterminatezza del fatto che ci arriva forse una sinta di informazioni che non sappiamo se c'è o non c'è, che il caso affermativo giustamente la struttura definitiva è un danno, noi voteremo a favore, ma sappiamo e siamo consci che non avrà nessun senso votarla perché tanto sarà lettera morta questa mozione, no? Il comune non la ascolterà. Non ci sono più interventi, mettiamo in votazione. Consigliere Minamandi, questo voto vale 3. Perché valgono in mezzo gli altri, sempre 3 vale. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 18, contrari 3, astenuti 1, approvato. Mettiamo in discussione l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. Mi risulta che anche la mozione presentata in precedenza dal consigliere Agostei aveva raccolto le sue preoccupazioni per tutti per essere discussa questa sera, quindi dovrà essere inserita questa mozione, la mozione presentata dal consigliere Agostei sulla politica. Mettiamo la discussione e la mozione del progetto Caserta di Assinigana, la prova della proponente, consigliere capogruppo Edoardo Verdi. Grazie, no, tanto che non ho più tempo per leggerla, dopo aver letto la mozione. Faccio solo due brevissimi cenni. Un nuovo complesso edilizio è stato realizzato in quella che viene definita la Bruzzano Nuova. È un progetto che ha avuto diverse vicissitudini, ma sembra finalmente arrivare completamente alla sua realizzazione e sia già avanzando la fase di assegnazione degli alloggi. Il complesso, per la sua stessa natura, la sua e posizione di sua ubicazione, rischia di avere in breve tempo, se non viene garantito comunque che
l'assegnazione degli alloggi permetta una diversificazione degli utenti e degli assegnatari è un complesso piuttosto, ribadisco, isolato, messo tra lo sviluppo autostradale, McDonald's, nuove residenze che comunque sono scollegate, isolate, e in una zona che comunque non ha servizi, non ha negozi, non ha attività di commerciale di vicinato, non ha praticamente nulla. Nello stesso complesso sono stati infatti realizzati, un complesso chiuso, quasi a ferro di cavallo, se non so bene come definire, comunque chiuso sia una corte chiusa, sono stati realizzati numerosi negozi, ma che ahimè, dato appunto per la posizione, sono pressoché certo che nessuno vorrà farsi carico di aprire qualunque genere di attività dell'anno. Fatte queste premesse, risulta per noi necessario che il Comune si attivi, facendo riferimento anche a questa legislazione regionale vigente, per far sì che se i negozi non saranno effettivamente assegnati in breve tempo ad attività economiche, non risultino abbandonati come molte altre della nostra zona in vecchie di realizzazione più datata, ma che risultino anche loro inassegnati, dando per la situazione di degrado e di abbandono delle nostre periferie. Perciò che l'amministrazione comunale inserisca eventualmente in un progetto di assegnazione ad associazioni di zona che operano in ambito di servizi sociali, in ambito culturale, che possono comunque rivitalizzare quell'area non permettendo quel paventato da loro degrado. E anche, ripeto, ribadisco, nell'assegnazione degli alloggi si possa in qualche modo derogare al semplice bando ai criteri e alle assegnazioni che vengono effettuate oggi, ma anche permette la diversificazione di utenti, giovani coppie, anziani, anche magari vedendo poi la disponibilità delle fatture che poi hanno verificato anche i singoli divorziati, padri divorziati, ma anche con bambini a carico, cioè un'utenza talmente diversificata che non risulti, che non rischi di essere solo in un indirizzo che, permettetemi, sono stato fino a qui molto, non sia quello magari accennato ad esempio dalla Presidente della Camera Tozzolini, che vede nelle case popolari un utilizzo piuttosto unico che ha portato anche a qualche piccola preoccupazione, magari non piccola, di qualche citazione di giudizio da parte dei cittadini. Grazie. Grazie per aver illustrato con i dettagli del caso la sua mozione. Noi ci sentiamo di proporre però due emendamenti. Con lo scopo sia di integrare la spiegazione, cercando di fornire un inquadramento più completo possibile, perché poi il chiede finale sia compreso pieno. Allora, io ho detto così, a valuta. Inserire tale, visto che il ritenuto che il seguente è considerato altresì che nel progetto di edilizia residenziale Abitare Milano è prevista una quota di alloggi da assegnare a canone convenzionato, garantendo così un mix abitativo, e poi ne chiede due piccole sostituzioni linguistiche. Anziché il verbo garantire, mettere monitorare, e anziché l'aggettivo adeguato, mentre auspicato. Grazie. Va bene, gettato. Consigliera Presidente Fregoni, volevo darvi alcune valutazioni generali per comprendere meglio il problema. L'argomento è molto delicato, nel senso che entra dentro una serie di normative e di legislazioni che sono difficili da comprendere. Per questo motivo, ad esempio, anche ieri il Partito Democratico e la lista civica non vuole, ha fatto
ha presentato un decreto di legge e hanno presentato una legge, una proposta di legge si modifica dalla legge 27, proprio perché la legge 27 che regolamenta tutto quello che il capogruppo Perego andava prima a illustrare è la legge chiave che dal nostro punto di vista va cambiata radicalmente e riformata radicalmente, perché ci sono dei nodi irrisolti che questa legge non risolve, anzi in un certo senso complica ulteriormente. Per i consiglieri presenti faccio una brevissima introduzione, perché dovete assolutamente comprendere il mondo ERP. Quando si parla di ERP, che significa edilizia residenziale pubblica, in sostanza tutti gli alloggi del comune di Milano, che sono circa 20.000, di tutti gli alloggi del Valle, che sono circa 30.000, su Milano, sono tutti dentro nelle graduatorie ERP, cioè chiunque si presenta, si va a capo inquilini, fa la domanda, viene messo in graduatoria, poi c'è una commissione, il Regio di 39, che è una certa commissione che valuta i requisiti. Una volta valutati i requisiti di ammissione alla domanda, la pratica viene passata alla commissione assegnazioni, che è a Palazzo Marino, in questo caso in via Larga, spero che ci siano al secondo piano, dove c'è il demanio, casa di demanio. La mozione, in sostanza, senza dirlo, e questo mi meraviglia perché è così ottimo per me, chiede semplicemente, tra virgolette, semplicemente, di mettere, infatti la legge 27 lo prevede, una quota massima del 30% degli alloggi fuori ERP, cosa che nella mozione non c'è scritta, perché solo così si può, tra virgolette, poi vi dico perché secondo me non è così, creare una situazione, i canoni sono canone sociale dentro all'ERP, canoni moderati fuori dall'ERP. Siamo. Allora, quando in questa mozione si chiede l'applicazione del massimo della quota del 30%, si sta chiedendo di mettere che il Comune di Milano, perché l'unica procedura possibile in base alla legge 27, che il Comune di Milano faccia una richiesta formale, ad esempio sullo stadio di Chiesa d'Italia o su un altro stabile, di mettere, motivandolo con un progetto ben preciso, e chiedere alla Regione Lombardia e anche all'Arema, alla Regione Lombardia, nella persona dell'assessore alla casa, quale valuta la volontà della richiesta del Comune di Milano di mettere fuori ERP, significa metterli fuori dalle graduatorie di assegnazione, perché a quel punto i canoni diventano un'altra cosa, si salta completamente la procedura di assegnazione e si va fuori ERP, significa che possono essere messi in affitto a canoni moderati, vuol dire che non ci sono più le fasce che vanno, taglio con la cena, dai 30 euro ai 150 euro mensili, ma comunque sono fasce di canone di locazione che possono essere anche di 300, 400, 500 euro, sempre sotto diciamo i canoni di mercato, ma sono, come dire, 3, 4, 5 volte più alti dei canoni sociali, perché quelle sono le valutazioni che vanno in bando, vanno in deroga all'articolo 14, che in caso di validità in deroga all'articolo 15, in deroga all'articolo 34,8, che sono le occupazioni abusive, che hanno già 5.000 di anno circa, sia nel comune che nell'altro. Questi sono i dati in nostro possesso, sono circa 2.000 nelle case del comune, circa 3.000 nelle case dell'altro, e si chiamano, e la commissione rivaluta in base all'articolo 34,8 della legge 27. Questa, come dire, il poto procedurale, normativo e legislativo serve per inquadrare la tematica, è una tematica difficile, complicata, e quindi va capito esattamente di cosa stiamo parlando. In questo momento in cui ci sono nel comune di Milano 120 sfratti al mese, abbiamo una media di 7 sfratti al giorno nel comune di Milano, in questo momento, in fase di crisi totale, di questi 120 sfratti il 90% sono sfratti per morosità, non sono finite locazioni, sono per morosità, cioè persone che hanno pagato l'affitto per 30 anni e in questo momento non sono più in pagato. La richiesta di mettere il 30% del patrimonio abitativo, che sia di via Senigallia, che sia di via Cicerone, ossia del patrimonio complessivo, è una richiesta che è veramente anomala, perché significa sottrarre alle graduatorie e quindi al bando di assegnazione, ricordiamo che ci sono circa 17.000 persone in graduatoria che avvengono un alloggio, sottrarre il 30% e mettere fuori ERP, cioè non a canoni sociali, ma a canoni moderati, quindi 4, 5, 6, 7 volte più alti dei canoni sociali, il 30% del patrimonio abitativo in un momento di crisi forte come questa, è una cosa che dal mio punto di vista non sta in piedi. Non è una posizione ideologica o pregiudizievole, infatti in tempi passati il Comune di Milano ha fatto
Regione Lombardia chiedendo di mettere fuori ERP il 30% di quel caseggiato? Le motivazioni potevano essere varie, ad esempio ci sono dei bellissimi stabili che sono stati messi fuori ERP, perché da quello stabile la redditività poteva essere 100 volte più alta che mettere a canoni sociali, perché sono stabiliti più del centro di Milano, dove potevano essere chiesti affitti sempre più bassi dei canoni di mercato, ma che potevano dare una redditività maggiore. Scusate, per esempio di qualcun altro. Il punto è sostanzialmente questo, la richiesta, io non sono contraria al fatto che vengano messi dei lavori, ma in questo momento è una richiesta che il Comune di Milano non fa e non farà neanche domani, perché non è possibile, con la carenza di alloggi che abbiamo, in questo momento il Comune di Milano ha circa 6.000 alloggi spinti, adesso non ho esattamente il numero, ma di fronte ai 17.000 in attesa, in questa mozione si chiede di mettere fuori altri 35.000. Ma se non abbiamo nemmeno gli alloggi sufficienti per soddisfare le richieste di 17.000 nuclei familiari che aspettano da 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni un alloggio, eliminare e sottrarre a questo patrimonio una quota così consistente di patrimonio abitativo in questo momento di fortissima crisi è una cosa che il Comune di Milano non farà mai, oggi e domani. Se questa crisi rientra e esiste e verrà avviata una procedura, una politica che potrebbe differente, essere benissimo che il Comune di Milano faccia una richiesta all'assessore alla casa della Regione Lombardia di mettere fuori una serie di stabili, alloggi o quote e pezzi del patrimonio abitativo, ma in questo momento è una cosa che non sta in piedi. Il mix abitativo del capogruppo Perego che lei sostiene all'interno di questa situazione è aspettabilissimo. Il punto qual è? Che non è certo la messa fuori del 30% del patrimonio abitativo sia reale per il Comune la soluzione alla domanda che le pone. Anche noi Comune di Milano dovremmo avere negli stati del Comune di Milano in questo caso un mix abitativo e un mix sociale differente e non creare inchieste, non solo in tesi di Galle, in tutti in tutto il patrimonio del Comune di Milano. Questo può avvenire semplicemente in fase di abbinamento. All'ALER, quando la commissione assegnazioni assegna e dice lui ha diritto ad avere la casa, la pratica finisce in ALER, nell'ufficio assegnazioni, il quale ha tutte le capacità di poter verificare e dire mettiamo quella famiglia là e quell'altra famiglia là. Se non che questa cosa non viene fatta perché il sistema informatico che ha ALER impedisce la discrezionalità per evitare i favoritismi. Cioè, tocca quella casa, tocca quella famiglia, questa casa ti becchi e ti trasferisci anche dall'altra parte della città, cosa che ha sempre creato dei grossi problemi, ad esempio con i nuclei con minori. Perché? Perché significava a metà dell'anno scolastico prendere i bambini e trasferirli in scuola, magari la lingua trazzano, e quindi interrompere il ciclo di studi. Come Milano si è chiesto ad ALER di usare il criterio di discrezionalità etica dell'abbinamento degli alloggi, cosa che però non viene fatta perché il sistema informatico è rigido, è chiuso. E quello fa. Quindi l'unica cosa che io, ad esempio, proporrei come riflessione al capogruppo Perego era anche quella di dire c'è un problema di abbinamenti, perfetto, perché il mix sociale lo crei così, ma il problema è rivedere il sistema informatico e riuscire a capire come avere della discrezionalità su questa cosa. È campo a cavallo, ma campo a cavallo il fatto che comunque la Comune di Milano si chiederà assolutamente di mettere fuori il 30% del suo patrimonio abitativo alla Regione Lombardia. Perché non ci sono alloggi, questa cosa si fa in momenti di abbondanza, in momenti di non di crisi, non certo in momenti come questi, quando abbiamo 120 sfratti al giorno di media in questa città, non parlo di Lombardia, parlo di Milano. Quindi io ho letto attentamente, ho trovato come dire positivo lo stimolo che dava il capogruppo Perego nel proporre questa riflessione. Il punto è che, dal mio punto di vista, questa mozione non sta in piedi. Il mix sociale lo crede, e se ne risulta, ad esempio, è stato fatto un progetto di mix sociale in 10-58 anni fa, che ha funzionato perfettamente e non hanno messo neanche un alloggio fuori ERP. In via Uccelli di 58, invito ad andare a vedere, hanno fatto questo progetto per evitare il ghetto. In questo caso, anche qua, una casa isolata, una casa in un contesto, come dire, difficile, è stato fatto un progetto, è stato fatto un mix abitativo, insieme ad ALER, insieme ai volontari e delle associazioni, è stato creato, per cui si è messo
l'anziano, ha fatto proprio un mix, anziano con il giovane, i redditi più alti con i redditi meno alti, l'immigrato con l'italiano, è stato creato un mix relativo, io lo invito ad andare a vedere il Cellini Neri al 58, questo esperimento che ha funzionato perfettamente, tra l'altro targato non giunta a Pisapiena, perché non giunta a Pisapiena, senza nessuna pregiudiziale. Non hanno messo un alloggio forzato e lì si è creato questo mix sociale molto positivo senza mettere un alloggio fuori dall'erto. Chiudo qua dicendo ci sono tantissime famiglie a Milano che stanno in alloggi fuori erto e pagano 300-500 euro al mese di canone. Con la crisi che c'è adesso, queste stesse famiglie che hanno pagato per 10-15 anni questi affitti stanno chiedendo di ritornare al canone sociale perché non possono più sostenere. Prendi il tempo, non è del tuo gruppo, prendi il mio. Allora chiudo dicendo semplicemente che tantissime famiglie che sono dentro in un canone moderato, quindi un alloggio fuori erto, hanno richiesto di andare in un'area al canone sociale e cosa succede? Quell'alloggio, essendo fuori erto, quella famiglia la potevano trasferire da un'altra parte perché quell'alloggio, essendo fuori erto, non poteva tornare a casa dell'erto. Quindi è un giochino che bisogna usare con molto discrezionalità e con molto cervello, altrimenti non stai piede. Grazie. 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 Volevo solo fare una piccola precisazione. Scusate. Devo scrivere per fare solo una piccola precisazione relativa all'intervento del capogruppo Pirro. Sarebbe opportuno non mischiare i discorsi che non c'entrano nulla, come per esempio la dichiarazione della Presidente Bordini, la quale ha dichiarato in un comunicato stampa quanto segue. Secondo Davide Fabri e Antonio Pastori Pierroni, lo scorso 8 aprile a Montecitorio avrei risposto alla domanda di un giornalista sostenendo che le case popolari saranno date prima ai Rom e agli extracomunitari con figli a carico. Una menzogna sulla quale è stato montato un cambio e in questi giorni viene riportato da numerosi giornali e ampiamente rilanciato dalla rete. Non ho mai pronunciato queste parole, la frase è semplicemente falsa, inventata con chiari intenti diffamatori. Con i miei legali sto giunto valutando le iniziative giudiziarie da intraprendere perché queste persone diano spiegazioni nelle opportune sedi. Lo scorso 8 aprile, in occasione della giornata internazionale Rom e Sinti, ho incontrato alla Camera dei Deputati una delegazione di giovani italiani e stranieri accompagnati dal presidente dell'associazione 21 luglio, Carlo Spesolla. Obiettivamente, a me capita spesso, in questo caso mi riserverò di votare come dice il capogruppo Viganò, però a me capita spesso che alcune emozioni, magari anche vagamente condivisibili della Lega, vengano presentate in modo tale da farmi venire il desiderio di votare comunque contrario. Grazie. La parola al capogruppo Pero. Grazie Vicepresidente Consolo per l'esimento. La ringrazio soprattutto per la sua affermazione. Mi ricorda il fatto che quello che emergeva dalla stampa è una chiara menzogna, perciò non posso che associarmi nello sdegno per quelle false dichiarazioni attribuite che mai e poi mai corrispondono al pensiero della Presidente della Camera, che prevede giustamente che quelle cose che sono state falsamente affermate non possono avvenire nella maniera in vera e propria che sono state affermate, e la ringrazio di questo. Ritornando alla mozione, io ringrazio sinceramente la Presidente Fregoni per il tecnicismo con cui ha spiegato tutta la questione. Io non sono... Sto ringraziando, non essendo, mancandomi la persona più ferrata in materia, non ho potuto avere quella formazione, quella precisione nella presentazione della mozione, che comunque penso abbia raccolto consensi. Per questo senz'altro accetterò gli emendamenti presentati dal PD, da Esposito, che sono grandi condivisibili e anzi migliorano alcuni anche errori nella proposizione della mozione. In realtà io non andavo a chiedere
forse non ho capito bene io, l'assegnazione di alloggi fuori canone e quant'altro, ma semplicemente come prevede la legge. Ha citato la legge dei fuorier. Dei fuorier, sì, no, in quel senso, dei perdoni. Sì, no, non è fuori. L'assegnazione del 30% di alloggi che permettano di non creare quello che non ho definito io, ma che lei ha definito ghetto. Io capisco il periodo di difficoltà e le gravi difficoltà, ma non è che sempre dietro le difficoltà ci possiamo nascondere per creare poi delle situazioni che possono creare maggior disagio alle stesse persone che vorrebbero trovare una soluzione alle loro esigenze abitative, magari a causa di una erronea assegnazione che non permette quello che gestione dice che è successo in altre zone, anche grazie alla giunta precedente, come dice Ledinelli, e creino in realtà particolari, che poi sono anche comunque limitati nel numero di alloggi e numero di residenze, che non è che riescono ad andare a coprire comunque i 17.000 alloggi, 17.000 domande di richieste che giacciono in evase. Quindi se un 30%, che è la quota comunque prevista, può essere dedicato a meglio realizzare e a meglio far vivere chi si troverà assegnato quell'alloggio, non vedo perché questo non possa essere richiesto al comune. Non penso che sia lei a dire se l'amministrazione comunale farà o non farà qualcosa. Noi chiediamo all'amministrazione comunale e esprimiamo un parere, poi potete votare contro e dire che quello che io chiedo non è giusto, però dire già che non dobbiamo presentare perché tanto l'amministrazione comunale ci voterà contro non mi sembra, non renderà conto a una posizione espressa dal Consiglio di zona, non mi sembra giusto, anche perché se poi noi arriveremo a una condivisione di questa mozione, mi auguro che comunque dal comune venga valutata, venga presa in considerazione, vengono prese in considerazione le motivazioni e magari si possa arrivare a una condivisione e a una diversa assegnazione di quegli oggi, quegli alloggi che noi diciamo. Perciò accetto gli emendamenti del PD a mano. Dichiarazione di voto. Allora, per quanto riguarda la questione della Presidente Boldrini, credo che si sia chiarita la questione. La Presidente Boldrini è una carica istituzionale, credo che fino ad oggi abbia dato dimostrazione di svolgere il ruolo istituzionale in una maniera più corretta. Per quanto riguarda invece la mozione, il nostro gruppo voterà favorevolmente perché tanto più dopo gli emendamenti che sono stati presentati dal PD e che sono stati accettati dal proponente, in quanto noi non vediamo in questa mozione nessun attacco nei confronti di nessuno, vediamo soltanto una preoccupazione, una raccomandazione che questa mozione vuole esprimere rispetto a questa questione e rispetto soprattutto alla zona dove questi insediamenti andranno a crearsi, tenendo conto della fatica che già quel quartiere ha fatto per migliorare la propria situazione, quindi non sarebbe proprio il caso di ritornare a ricreare situazioni del passato che si sono dimostrate sgradevoli per tutti, in primis per le persone che quelle case hanno abitato. Quindi voteremo a favore, grazie. Grazie. Così come richiesto da Consiglio Esposito ed altri, mettiamo quindi in votazione la mozione emendata. Ma le porte devo andare a fare io. La voglio portare a casa. Chiudiamo la votazione. Presentimento favorevole 18, contro 0, assenti 2, approvato. Come dicevo prima, la mozione presentata dal consigliere Mitulei ha raggiunto le firme necessarie per essere discussa via d'urgenza. Finito la parola al consigliere Mitulei. Grazie Presidente.
La leggo in quanto non ho visto il formato cartaceo in distribuito dal consigliere. Oggetto sistemazione muro ex scuderie Villa Litta, considerato che solo alcuni mesi fa sono terminati i lavori di sistemazione del muro ex scuderie sito all'interno di Villa Litta, considerati già evidenti segni di ammaloramento in cui versa l'intonaco del muro, si chiede un immediato impegno da parte dell'assessorato al demanio per richiedere l'intervento dell'impresa che ha effettuato la riqualificazione. Nient'altro da aggiungere, sono evidenti lo sgretolamento dell'intonaco sulla parte esterna, sia l'ammuffimento alla base del muro. E questo era un intervento che inizialmente ci avevano detto che non veniva fatto perché non c'erano nei fondi e perché le belle arti dovevano dare il loro assenso. Dopo alcuni mesi è stato fatto l'intervento senza informarci, visto che abbiamo fatto un'interrogazione al riguardo. Ora è stato fatto questo intervento e oltre chiaramente alla firma dei writers che si è fatta attendere un po' di tempo, ma ormai sono presenti anche loro sul muro, c'è tutta questa serie di ammaloramenti già presenti da mesi che anche i cittadini hanno evidenziato. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Il mio intervento è solamente per dire due brevi cose. Vabbè, a parte la realizzazione rocciosa, ma questo ormai lo sappiamo tutti, l'abbiamo criticata in tutti i modi, anche sulle testate di zona. Però qui il problema è che è stata, realizzata malissimo. È stato demolito il tetto, sono stati realizzati quei contrafforti rocciosi per sostenere la struttura. Il problema è che il muro non è stato giustamente trattato. Infatti, quelle macchie che si vedono sono dovute comunque alle intemperie, ma alle intemperie che passano proprio in testa al tetto, perché in testa al tetto, in testa al muro, che in teoria avrebbe dovuto essere isolato con dei materiali idonei per evitare che l'acqua appena passi, cosa che non è stata fatta, è stato lasciato con la specie di copertina che era quella esistente che sorreggeva il tetto senza nessun tipo di protezione, per cui questo era un danno già che si sapeva che sarebbe potuto succedere e infatti è successo. Per cui qui più che chiedere l'intervento dell'impresa che ha effettuato l'opera, sarebbe proprio una contestazione dei lavori. Naturalmente prima bisognerebbe vedere anche il capitolato d'appalto, perché prima di dire qualsiasi cosa è sempre meglio essere sicuri, però sicuramente questi lavori non sono stati realizzati a regola d'arte, non è possibile che comunque si verifichino queste cose dopo neanche un anno o poco più di un anno, di cui è passato solamente un inverno, è già annunciato in questa maniera. Passa ancora un po' di tempo, ritroviamo la situazione, magari non con pericoli di crollo come prima, però la situazione di degrado che esisteva prima dell'intervento, considerando che l'intonaco che era presente prima aveva un pochino più di anni, non un anno solo, si parla di qualche anno in più, per cui essendo l'intonaco originale, forse quella delibera che abbiamo fatto un po' di tempo fa per la realizzazione di un murales all'interno di Villa Litta, magari possiamo realizzarlo su questo muro, che tanto visto già le scritte ci sono già. L'intonaco fa schifo, magari con dei materiali idonei per realizzare il murale resisterebbe sicuramente di più di questo tipo di intervento. Presidente, sì. Sì. A Villa Litta. Grazie. Sì. Ma io volevo a Villa Litta, fare sì, un dai. Intervento un po' polemico, in questo senso.
Allora, quel muro, o meglio, quello che era un edificio una volta, che, chiamato i Uffici di Villa Vita, era un edificio fatto finito con, il suo, con i suoi quattro muri, come si dice, il tetto, eccetera, eccetera. La nevicata dell'85, la famosa nevicata dell'85, per chi se la ricorda, ha fatto, diciamo così, ha fatto cadere il tetto, poi è stato abbandonato tutto ed è diventato un rudere. Dove sta il problema? Il problema sta che quell'edificio è vincolato alla sovrintendenza. E questo è il vulnus del problema. Perché la riqualificazione del muro, così come la vediamo noi, è stato fatto sotto dettatura della sovrintendenza. E chiaramente ha lasciato un attimo a desiderare nell'impostazione della riabilitazione. Uno, perché non ha fatto mettere le scossaline. Quando si fanno i muri che prendono acqua, è evidente che dopo un po' il muro percorre. Secondo, copertine, copertine, dai. Sì, sì, scossaline sopra, ci siamo capiti cosa voglio dire, giusto? L'ho detto prima io. Seconda cosa, l'intonaco. Normalmente quando si riqualificano questi, diciamo, questi uderi, se si fa l'intonaco rustico, quindi cemento frattazzato sopra, è sufficiente. Lì si è voluto fare, soprattutto come si dice tra virgolette adesso di moda, filologico, no? Col bianco, perché effettivamente è vero, essendo una villa settecentesca, nel Settecento si facevano le ville bianche, le facciate principali delle ville sono bianche. Sto dicendo che nel Settecento si facevano le ville bianche. Probabilmente la sovrintendenza ha, come si dice, ha imposto il bianco non solo sulla facciata verso il viale storico della villa, quello che aspetta anche la parte destra su, ma anche il retro. E chiaramente tu dipingi di bianco una cosa che non ha le scossaline e diventa sporca subito, istantaneamente. Quello che voglio dire è che probabilmente magari l'impresa non ha fatto il lavoro a regola d'arte e quindi va bene, insomma, la direzione così come è stata fatta. Probabilmente il problema sta in chi ha imposto di fare gli interventi in quel modo, vincolando l'intervento a precisi canoni. Se lo vogliamo tirare fuori, tiriamo fuori, perché alla fine sono soldi pubblici anche quelli, non è che l'ha pagato qualcun altro, che ha pagato noi per la roba, poi magari sarà arrivato con dei fondi di strada dove, ma alla fine sono soldi nostri. Quindi va bene fare un'interrogazione così, poi vediamo se magari fanno reintervenire l'impresa che le dà una mano di bianco e prolunga l'agonia di un altro anno. Però obiettivamente le questioni stanno che quando si tratta di immobili vincolati bisogna fare quello che c'è la sovrintendenza, anche se non siamo d'accordo, anche se, diciamo, il procedimento di recupero non è magari perfettamente idoneo al tipo di manufatto di cui si sta parlando. In certi casi hanno ragione a farti fare dei recuperi di un certo tipo, in altri casi invece magari eccedono in particolarismi che poi alla fine non producono gli effetti desiderati. Perché se il muro, visto poi da via Taccioli, non fosse bianco, ma fosse grigio cemento, sarebbe molto meno evidente tutto il problema del percolamento, eccetera, eccetera, perché col tempo il grigio si spulisce, per cui andrebbe meno all'occhio. Invece quel bianco molto acceso aumenta anche l'impatto, per cui qualunque cosa che ci metti sotto, dalla scritta appunto alla sporcizia del percolamento, diventa un disastro. Per cui drammaticamente, secondo me, è colpa di chi ha imposto quel lavoro. Finisco qua. Grazie. Capo Gruppo Verdi. Sì, grazie. Sono gentilmente venuto il consigliere Verdi, sarò brevissimo.
abbiamo sottoscritto anche noi questa mozione, perché riteniamo giusto che comunque dei lavori non realizzati in maniera adeguata devono essere in qualche maniera rivisti da chi dall'amministrazione comunale ha ricevuto un compenso che ritiene adeguato e dovrà farlo secondo quei criteri, quei crismi che gli permettessero una più lunga durata. Devo dire che anche se effettivamente l'opera della sovrintendenza è stata estremamente illuminata, il percorso di recupero filologico con quelle contrafforti di sostegno, la ragione psichedelico, sono senz'altro utili per valorizzare un monumento che a questo punto ormai è intoccabile. La speranza è che se non intervenga la riqualificazione, perlomeno la natura faccia il suo corso, e se non possiamo organizzare un demolition day, al più presto le intemperie facciano giustizia di quello che lo scempio, la sovrintendenza col comune ha creato ad Amazon. Grazie. Consigliere Benni, lei già intervenuto, ok? Sono intervenuti tutti, volevo rispondere a Simi. Se non esce. No, beh, io non mi trovo d'accordo sul discorso dell'imposizione del recupero filologico, che per me è giusto. L'intonaco usato è un intonaco solamente con una composizione di calce, per cui non è quello il problema. Le macchie sono chiaramente sono dovute al fatto che scoppia l'intonaco dall'interno, per cui l'acqua penetra nel mattone, arriva fino all'altezza dove le vediamo dalla fotografia e fa scoppiare l'intonaco, per cui il problema non è l'intonaco bianco. Poi vabbè, le scritte sulle logiche che sull'intonaco bianco si vedono di più che sull'intonaco cementizio, è normale, però si vedono lo stesso, a prescindere, per cui io non entrerei neanche in merito ai graffiti che secondo me non dovrebbero neanche essere fatti, e comunque vabbè, bastava usare anche dei prodotti siliconici trasparenti che evitavano, che facilitavano la pittura, per cui la pittura della vernice. Vabbè, comunque il problema fondamentale secondo me è che l'acqua penetra dall'alto, per cui la scossalina o copertina, io chiamo copertina, ho detto scossalina, però il succo è sempre quello, penetrando dall'acqua fa scoppiare, per cui a mio avviso è proprio una realizzazione non regolata, perché lo sa anche lo studente dell'ITS in seconda che comunque è della vietate, però se le ambientate ci sono dei prodotti della Pompei che hanno lo stesso colore della copertina che comunque creano l'isolamento, per cui lì è proprio stato un problema di isolamento. Poi io voglio capire, hanno vietato e hanno determinato l'uso di determinati materiali, però i contrafforti li ha fatti fare l'arancione, che non c'entrano assolutamente niente con un recupero filologico. Entro nella tua polemica, però non c'entra assolutamente nulla. Perché il contrafforte comunque è un elemento architettonico vecchissimo, questi sono falsi, ma...